almeno il presidente ha un nome e un cognome, ed è il nome e il cognome che già avevamo prima al Quirinale, Sergio Mattarella. Benvenuto presidente. Avremmo dovuto cambiare, ovviamente, lo dico con un sorriso, il titolo della nostra trasmissione con Bentrovato presidente, perché non è cambiato nulla. Appunto, l'inquilino del Colle rimane Sergio Mattarella dopo una settimana effettivamente di veti, incrociati, strategie, considerazioni che poi alla fine non hanno portato a nulla di fatto tra i partiti politici, partiti politici che poi si sono trovati invece concordi nel chiedere a Sergio Mattarella di restare. In qualche modo, secondo me, appunto è un nulla di fatto fondamentalmente, perché si prosegue, è vero, con la situazione che avevamo in precedenza, ma l'area di rinnovamento e soprattutto, insomma, il fatto che dopo 7 anni il mandato della Presidenza della Repubblica debba essere rinnovato è stato disatteso, questo è chiaro. Poi che possa questa soluzione essere precisa e perfetta in un momento di emergenza, in un momento in cui non si è trovata una soluzione, in un momento in cui ci sono ancora tante cose da fare, perché questo poi ha garantito anche la permanenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi, questo è un altro discorso, però in teoria l'elezione doveva portare a un nuovo nome, soprattutto condiviso. Questo avrebbe indubbiamente dato anche un'altra immagine della nostra politica. Infatti, da una parte, visto che noi parliamo di economia di mercati, questo garantisce una stabilità da un punto di vista appunto economico e di reazione degli investitori dei mercati, dall'altra parte probabilmente si apre tutta una questione interrogativa con tanti punti interrogativi sulla nostra politica. Allora, cominciamo a parlarne con Alfonso Celotto, naturalmente aspettiamo i vostri messaggi. Professore di diritto costituzionale Università Roma 3, insomma, Alfonso, ben trovato, non potevo che chiamare Buongiorno che Manuela, te. grazie. In questo inizio di settimana. Partiamo da una cosa che ci avevi proprio raccontato sulle fonti TV la settimana scorsa, cioè da un punto di vista costituzionale la rielezione di Mattarella era accettata, cioè nel senso che si poteva sicuramente fare, lo abbiamo visto anche con Napolitano Bis, lo so, lo so, lo so, lo so, però nello stesso tempo avevi detto però non sarebbe accettabile. Partiamo da qui, ti chiedo due cose, intanto se alla fine era già scritto e si sapeva che saremmo arrivati a questo, e poi è davvero non accettabile questa soluzione? Allora, secondo me non era già scritto che doveva finire così, perché se si fosse deciso di rifare il presidente, lo si faceva lunedì a grande maggioranza subito al primo scrutinio. Diciamo che i partiti hanno fatto i loro tentativi, giustamente. Una cosa interessante è che molti dei nomi proposti sono stati non votati in aula, ma votati in fondo sul web, no? Con dichiarazioni su Twitter, in televisione. È lì che si è fatta la schermaglia, quindi una schermaglia più digitale che parlamentare sulla scelta del nome. Quando dopo 5-6 giorni il nome non è stato trovato, si è fatta questa soluzione conservativa. Soluzione conservativa che è legittima, però il problema è che siamo alla seconda eccezione in 9 anni. E quindi, come al solito, quando le eccezioni si consolidano, rischiano di diventare una regola. Quindi a questo punto diventa veramente uno strappo alla Costituzione. Ma questo Mattarella l'aveva già detto, non solo. Ci ha fatto capire quando ha risposto all'invito di essere confermato con non mi sottraggo, quindi non l'ha fatto dicendo vengo volentieri, no? Questo lo capiamo anche, ecco, se tu, facciamo un esempio banale, se tu mi inviti in trasmissione e io ti dico vengo volentieri è una questione, se dico non mi sottraggo faccio capire che mi sento costretto e da questo sentirsi costretto penso arriveremo anche alla necessità di un chiarimento costituzionale. Perché a questo punto, secondo me, è indispensabile scrivere in Costituzione che il mandato non è rinnovabile. Io penso, o credo, che giovedì al discorso di giuramento non escluderei assolutamente che lo stesso Mattarella potesse dirlo in maniera chiara, che ormai va chiarito in Costituzione che il mandato è unico. Perché? Perché ovviamente non possiamo pensare a un presidente che sta in carica 14 anni o 21 anni in una Repubblica. No, no, e poi esatto, è perché c'è già stato un precedente che però noi chiamiamo precedente, ma in teoria doveva rimanere l'eccezione, no? Poi è arrivato Mattarella e adesso di nuovo la riconferma di Mattarella. È un po' come il fatto di poterlo fare, forse per questo, no, che hai nicchiato quando ti ho detto, insomma, è accettato dalla Costituzione, formalmente sì, però insomma il fatto di avere questa possibilità, insomma, fa mettere un po' la testa sotto la sabbia, no? Nel momento
momento in cui bisogna decidere, si dice: vabbè, sai che c'è, non riusciamo a capire, non riusciamo a trovare una soluzione, andiamo sul presidente uscente. Però insomma, non è, ecco, per quello non è accettabile assolutamente. Esatto. Non è vietato, ma non è costituzionalmente legale. Ok, è una brutta pagina della nostra politica, Alfonso, come abbiamo scritto in sovrimpressione. Ma una brutta pagina è un segno di debolezza e di fragilità, perché se tu vedi negli ultimi 30 anni, in fondo, il presidente è stato scelto sempre abbastanza rapidamente. Se noi, secondo me è sempre importante guardare l'aspetto storico. Noi abbiamo avuto per tutta la prima repubblica, a Gronchi, Segni, Leone, Pertini, tutte elezioni difficilissime con 18, 21, 23 scrutini. Poi gli ultimi presidenti, bene o male, sono stati eletti rapidamente. Perché Napolitano, Mattarella, Ciampi, però c'è un segnale evidente, cioè la seconda volta in 9 anni che la politica si blocca e da questo blocco esce la riconferma, come grande eccezione. Quindi ti fa capire che c'è qualcosa che non funziona del meccanismo. Per questa ragione è una pagina di fragilità dei partiti, perché in fondo i partiti in queste settimane cosa hanno fatto? Hanno cercato il nome condiviso e non l'hanno trovato, e alla fine hanno fatto l'unica soluzione che andava bene a tutti, perché è una soluzione che conferma lo status quo. Sappiamo tutti poi gli intrecci, e chi va al Quirinale, chi va a Palazzo Chigi, quando si vota, il governo tiene, ovviamente tenendo Mattarella tiene tutto apparentemente fermo, però secondo me nelle prossime settimane si vedrà l'onda lunga di questi malumori all'interno dei partiti. Oltretutto, un'altra lettura che è stata fatta proprio poi sul nome del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riconfermato, è forse anche quello che accennavi tu in apertura di collegamento, cioè che non solo non è stato trovato un nome alternativo, quindi un nuovo Presidente, ma il nome di Mattarella è stato fatto, quindi è stato chiesto al Presidente uscente di restare dopo una settimana. Non è che la cosa, allora, se tutti fossero stati decisi a dire no, a noi vogliamo Sergio Mattarella perché è il presidente unico e insostituibile in questo momento, fin dal primo giorno, allora le riflessioni probabilmente sarebbero state altre. No, noi insomma siamo arrivati al nome di Mattarella dopo una settimana. È anche un po', permettimi questa espressione, anche se è un po' forte, è un po' poco dignitoso per Mattarella. Ma allora, il percorso è stato praticamente identico a quello di Napolitano, perché sì, anche nel 2013 successe la stessa cosa. Nel 2013 la grande differenza è che portasti in aula due candidati, perché prima facesti votare Franco Marini, poi Romano Prodi, entrambi non raggiunsero la maggioranza e a quel punto si decise di andare sul presidente uscente per la riconferma. In questo caso in aula hai portato un sol nome, hai portato la Casellati, per il resto gli altri candidati, Casini, Belloni, Cassese, Amato, sono tutti stati bruciati, dicevamo, in maniera digitale, no? In conferenze stampa, su Twitter, sul web, e a quel punto ti sei ritrovato allo stesso stallo. Ovviamente tutti abbiamo capito che non potevamo stare un'altra settimana ad aspettare, a cercare un candidato. Il candidato non c'era ed è stata questa soluzione naturale. Però questa politica che non decide ci fa capire che è un modello che non funziona. Ok, un modello che non funziona, ecco appunto. Quindi tu credi, cosa ti aspetti? L'ho già detto dal giuramento giovedì di Mattarella, questo, cioè che ribadisca insomma che il senso di responsabilità deve essere più forte, ma che qualcosa deve cambiare, cioè credi che lancerà un monito alla classe politica? Io penso di sì, già Napolitano lanciò, Napolitano bacchettò in maniera durissima i partiti, io penso che Mattarella sarà molto chiaro. Mattarella l'altra sera dopo l'elezione è stato lapidario nel suo messaggio: non mi sottraggo, veramente tre righe, quasi la Giulio Cesare, no? Veni vidi vici, questa estrema sintesi che fa capire che lui in tutti i modi ha fatto capire che non voleva, però in questo caso da uomo dello Stato non si è potuto sottrarre. Secondo me detterà le linee guida di quello che deve essere una stabilizzazione del sistema. Sono molto curioso del discorso di giovedì, del discorso di giuramento. Anche noi sicuramente. Allora, Alfonso Celotto, grazie, avrai un bel da fare in queste ore, ricordiamo professore di diritto costituzionale all'Università Roma 3, sia all'università, sia sul fronte universitario, sia sul fronte delle discussioni e dei ragionamenti post Quirinale, li definisco così. Ci sentiamo presto sulle fonti TV, grazie. Con piacere, anche per commentare.
rallentare il discorso di giovedì. Quindi, dai. Meno male, mi dici con piacere, non mi sottraggo. Questo non è... mi sottraggo, esatto, vedi la grande differenza. Non mi sottraggo perché non ho molta voglia. Questa no? è la garanzia, insomma, appunto. No, ma le parole sono importanti, bravissimo che l'hai, per averlo rimarcato. È importante, cioè vuol dire che Mattarella, insomma, avrebbe preferito altro, ma l'aveva già detto, non è che non fosse stato chiaro. Quindi ancora di più è esatto. importante rimarcarlo. Grazie Alfonso Celotto davvero per la disponibilità. Con piacere, buona giornata. Buona giornata.